La mia tesi si intitola Argenta, memoria dell'uomo e luogo della memoria. E diciamo che l'argomento, insomma, su cui verte è essenzialmente il fatto che Argenta, considerato che i primi insediamenti risalgono più o meno al VI secolo avanti Cristo, si capisce quanto sia lunga la memoria che riguarda Argenta. Quindi Argenta in questo caso è oggetto di una lunga memoria, ma è anche un luogo della memoria, ovvero il soggetto, nel senso che abbiamo di fronte, diciamo, quello che rimane di quello che in realtà noi non vediamo più, perché diciamo che l'evento più traumatico che ha colpito la città è stata la guerra e con i bombardamenti che hanno distrutto quello che adesso noi non vediamo più. Quindi a noi rimane da studiare la città in base a tutte quelle tracce che sono rimaste, oppure proprio attraverso la memoria, di cui poi ho studiato, sempre riferito naturalmente ad Argenta, le varie forme e le funzioni che sono disponibili, diciamo. Il mio professore era il professore Roberto Balzani ed è stato molto contento di questa mia iniziativa perché comunque, essendo la materia in cui mi sono laureata, storia della città e del territorio, era già predisposto affinché qualcuno proponesse qualcosa legato al suo territorio. E comunque, siccome è un argomento ancora abbastanza poco conosciuto, cioè era comunque contento che qualcuno potesse studiare diciamo, un argomento abbastanza nuovo, insomma. La mia è principalmente una tesi d'archivio, quindi ho studiato soprattutto i documenti disponibili qui all'Archivio Storico Comunale. Poi comunque, come hanno detto poi anche le altre, siccome qui c'è comunque stata una grave perdita di documentazione, ho studiato alcuni documenti relativi a questo territorio, sia all'Archivio Storico Comunale di Ferrara, anche all'Archivio di Stato di Modena e all'Archivio Arcivescovile di Ravenna. Spero più che altro di potervi magari incuriosire su quello che magari Argenta può ancora tanto dire a livello storico, che magari tutti noi crediamo di conoscere, in realtà tante cose non le conosciamo e magari cioè, studiando soltanto un pochino o leggendo un pochino anche dei nostri lavori, magari qualcuno potrebbe conoscere, ecco.